c'era nella mia, si buona e bella. Ciao a tutti ragazzi, buongiorno. Allora, sono... io penso che i libri nella vita arrivano, l'ho già detto anche da qualche parte, in un filmato del mio. La mia carissima collega e nuova amica Monica Innocenti mi manda un link di una ragazza che faceva un video dove presentava Il magico potere del riordino di Marie Kondo. Questo sarebbe il libro. Oh, aspetta, eccolo qua. Allora, è arrivato proprio a puntino, è un'esperienza fantastica e non posso non condividerla con voi perché comunque fa sempre parte di una pulizia e sapete che io sono fissata con le pulizie, specialmente quelle interne. Allora, era già un po' che io ho una casa che i metri quadrati possono sembrare tanti, però è strutturata e ridimensionata in modo tale che purtroppo non ho molti spazi. In vari filmati ho fatto vedere la cucina, sono sempre piena di roba, sono quasi un'accumulatrice. Sono arrivata a un punto che sto affogando, specialmente con l'arrivo del bimbo che cominciano ad esserci giochi, giochini e cosette sparse per tutta la casa, non ce la faccio veramente più. E la mia amica, per farmi vedere una ragazza, una youtuber che gli piace tanto, puta caso mi rigira il video di questo libro. Cioè, sono sbalordita. Cominciai a vedere il video che raccontava appunto la cosa che poi racconterò io e ho detto me lo compro. Nel mentre la mia amica Monica ci aveva già pensato, il giorno dopo arriva con un pacchettino, mi aveva comprato questo libro. Quindi c'è proprio una cosa, come si dice, che le energie girano nel momento giusto. Allora, quando mi ha regalato questo libro, Il riordino, Il magico potere del riordino, ci ho messo almeno 2 giorni perché ho detto, oddio, da dove cavolo comincio? Perché poi il problema più grande, specialmente per le donne, e poi riuscire a condividerlo se conviviamo, insomma, con la nostra famiglia, con i nostri mariti, gli uomini, non è semplice. E quindi ho cominciato a pensarci, andavo la sera prima di andare a dormire, mi guardavo dintorno e dicevo, Madonna, da quale stanza comincio, che cosa faccio, mi sento male, ora chissà quanto tempo mi ci vuole, mi sembrava quasi... presente quando una gli manca l'energia e dice mamma mia, devo aprire tutti quei cassetti, chissà cosa ci trovo dentro, perché tutti noi comunque nelle case, io sarò anche una maniaca, io penso che ognuna di voi, se io vengo nelle vostre case a fare quello che ho fatto io penso che si ritrovi bene o male le stesse cose, perché insomma la nostra vita poi gira intorno un po' appunto alla stessa società e quindi un po' agli stessi comportamenti, agli stessi oggetti e così via. Allora, io, lei parla, è molto carina perché è una ragazza giapponese che ha fatto della sua mania del riordino praticamente un lavoro. C'è proprio la scuola del riordino a cui in Giappone, ma non solo, anche nelle nazioni adiacenti, lei praticamente va e conduce seminari di riordino. Ovviamente poi lei parla, insomma, che sono seminari sempre pieni, quindi di persone, prevalentemente ovviamente donne di una certa età, perché magari fanno sia le casalinghe nelle altre case, quindi aiutano la donna delle pulizie, ma anche insomma per la propria casa. E quindi mi domandavo da dove cominciare, no? Dicevo, questa ragazza giapponese ha fatto della sua mania praticamente un lavoro. E mi racconta delle cose scioccanti, tipo che a 5 anni si fermava all'edicola e prendeva riviste della casa per mettere a posto la casa, tornava appunto nella sua abitazione, aveva una sorella più piccola, insomma una più grande, lei metteva a posto tutte le altre stanze, era proprio maniacale perché insomma da così piccoline. Ma la cosa più particolare che diciamo mi è rimasta, al di là di tutta la tecnica del riordino della casa, è stato proprio, lei dice, chi ce la insegna? Lei scrive, chi ce la insegna a riordinare, no? Noi mamme cominciamo a dire ai nostri bambini già a 3 anni, via, metti a posto, poi a 5, dai, metti a posto la tua camera, poi a 10, metti a posto la cucina, metti a posto la camera e così via, il salotto, hai fatto casino, rimetti a posto. Ma rimettere a posto che cosa significa? Cioè poi alla fine nessuno ci insegna a rimettere in ordine, no? A riordinare la propria stanza. Quindi noi diamo per scontato che sappiamo riordinare una stanza. Allora, intanto la cosa principale di questa tecnica è buttare via tutto ciò che non occorre.
tutte le cose che sono doppie, tutte cose che rimangono lì da anni sopra l'armadio, dentro i cassetti del comò, l'armadio, i vestiti della stagione invernale estiva, la cucina, nei cassetti e sottomobili del bagno, quindi quantità di detersivi inusati rimasti lì, spugne, spugnette, spugnettine, monetine di quelle vecchie, francobolli, carte e cartine, libretti delle istruzioni di elettrodomestici che poi quando andiamo a rivedere ci accorgiamo che l'elettrodomestico non ce l'abbiamo neanche più, l'abbiamo già buttato via da quel dì, scontrini, spille, spilline, orecchini di 10 anni fa che non mettiamo più ma stanno lì per bellezza. Nel mio caso c'erano una marea di barattoli vuoti, faccio colazione di barattoli vuoti, ve l'ho fatto vedere una volta anche nel video. Quando ho aperto l'angoliera mi sono spaventata, perché ora vi racconto, ho fatto anche un video l'altra volta, qualcosa vi metterò qui perché è stato un disastro, nel senso che quando ho cominciato ho detto va bene, inizio dalla cucina, perché la cucina è una stanza che io uso un po' anche come salotto, diciamo è la stanza che io vivo di più. Però tra le cose del bimbo, tra le cose nostre, le cose del mangiare, la quantità di elettrodomestici che ho è un disastro, è stato proprio, io mi sono sentita male. Ma la cosa bella è che riordinare, cioè, no, voglio andare per volta perché lo voglio veramente spiegare in maniera che possiate proprio capirmi. Voglio proprio entrare nella vostra anima, no? Per questa cosa. Allora, inizio e comincio a guardarmi intorno, a guardare la cucina. E sì, Madonna, dove comincio? Io ho cominciato dal basso, anche se lei dice che bisogna cominciare dall'alto, ho cominciato dal basso perché poi lo sapete, io sono un po' testona e quindi anche perché mi interessava più che altro pulire tutti gli spazi dei mobili in basso, perché purtroppo Lucca è molto umida e spesso mi ritrovo a pulirci perché comunque si arricchisce di muffa, quindi sono sempre lì. Ma la cosa che non facevo mai, al di là di pulire, è di non buttare via, cioè non buttavo via niente, ma anzi accumulavo ancora roba. Quindi la prima cosa che ho aperto è stata un'angoliera accanto alla lavastoviglie. Io non lo so, mi sono sentita anche malata perché ho detto quanto cacchio di roba avevo messo da parte. Avevo barattoli di ogni forma, delle olive, del pomodoro, tutte le cose comunque sott'olio. Avevo i barattoli dello yogurt in vetro, i barattoli di vetro piccolini, ma dei succhi di frutta. Ma c'avevo di quelle cose assurde. Tanto dicevo, tanto poi mi servirà quando farò la marmellata, tanto poi mi servirà quando farò la pomarola e così via, così per gli unguenti o l'olio lì, almeno mi serviranno, no? E accumulo, accumulo, accumulo. Ma voi non sapete che poi alla fine, quando realmente feci la marmellata, feci la pomarola, andai al negozio e comprai barattoli bellini nuovi, sapete quelli con la fruttina in bassorilievo, no? Quindi voglio dire, che cosa. Io mi sono resa conto che mentre stavo togliendo, cioè, proprio capivo che cosa avevo fatto. Continuavo a riempire spazi. Cioè, mi sto lamentando ancora perché io non ho mica ancora finito il riordino della mia casa. Però mi sono lamentata tanto del fatto che non ho gli spazi, che non so dove metto la roba. E poi mi sono resa conto di come riempio gli unici spazi che ho in maniera assurda. Quando ho cominciato, appunto, l'ho cominciato. Prima mi sono dovuta affacciare alla finestra, ho detto ho bisogno di respirare perché mi sono quasi proprio. Mi ha preso un attimo di ansia. Dopo mi sono messa seduta per terra, ho cominciato ad aprire questo mobile, a levare il primo barattolo, il secondo barattolo, 10 barattoli, 20 barattoli, 40 barattoli, barattoli così, 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 grandi, quadrati, rotondi, colorati, di ceramica, dipinti a mano, ma di tutte le specie, mi vergogno anche a raccontarlo. E mano a mano che avevo quest'ansia, no? Saliva. Guarda, è stata una meditazione, veramente, è stato un lavoro importante. Anche Marie Kondo, si chiama Kondo Marie nel libro, lo dice che riordinare fa veramente bene. È una pulizia degli spazi. La pulizia degli spazi comunque fa sì che poi l'energia che gira per la casa sia diversa, no? E di conseguenza più pulita si respira quando si entra in quell'ambiente e ci si sente molto bene. Così ne parla molto anche il Feng Shui, no? E così via, la disposizione dei mobili. Comunque ho riempito tipo, io credetemi, non sto esagerando, tipo 5 o 6 sacchi di quelli grandi che noi usiamo nel comune di Capannori, già da anni che si fa la raccolta differenziata, li usiamo per la raccolta della plastica. E tutti i piani di barattoli, barattolini, tappi, avevo anche dei secondi tappi e il barattolo non esisteva più. Poi ho cominciato dal cassetto delle posate. Allora, tutte le posate avevo delle forchette diverse da quell'altra. Avevo comprato in passato dei coltelli bellini per tagliare la pizza e poi per la carne, mai usati neanche una volta. Perché
Perché alla fine quando vado a mangiare la pizza, quando io faccio la pizza a casa o mi ordino una pizza, qua io taglio sempre tutto con le forbici. E poi avevo quattro coltelli per il pane, perché poi qualcuno te le regala, qualcuno ti vengono passati dalla mamma. E tu, cioè, io ho buttato via un altro sacco pieno di posate. Ti ripeto, avevo dei coltelli che mi regalarono per il matrimonio che si erano rotti, prima era partita una vitina quassù in cima che abbellivano a decorazione, quindi facevano schifo e continuavo a tenerle lì. Cucchiaini di tutte le specie, avevo forchette di plastica, perché tanto le userò. Poi, quando vado al ristorante a mangiare il pesce, solitamente al cambio, tra magari il primo e il secondo, oppure se si è mangiato qualcosa con le mani, portano le salviettine per pulire le mani. Ecco, non le usavo in quel momento lì, ma me le prendevo e me le portavo a casa. Lo so, sono da ricovero, vero? Me le portavo a casa, anche quelle stavano, le mettevo dentro il cassetto delle posate. Io però quando mangio il pesce qui a casa, che mai ho utilizzato queste salviettine, perché magari vado nel bagno o in cucina stessa e mi lavo direttamente le mani. Quindi poi avevo accumulato, sapete, laccini per chiudere i sacchettini, comprando le gallette, comprando comunque tutte queste cose contenute in questi sacchettini di plastica. Poi vengono legati con questi laccini che si girano col fil di ferro. Ecco, tenevo anche quelle. Le avevo messe tutte in un barattolino dentro sempre il cassetto delle posate. Poi ho buttato via i sottobicchieri mai usati. Dopo ho aperto l'altro mobile invece dove c'erano le pentole. Allora, delle pentole avevo dei doppioni strepitosi. Io avevo, ho tre pentole belle, la più piccola, la media e la più grande. Comunque siamo in due, più ora il bambino, comunque siamo in due da 6 anni, adesso è ora da un anno con il bambino. Ma uso sempre quelle. Mio socio non mi porta altre tre padelle, i tre pentole uguali, la piccola, la media e la grande, l'avevo accumulata lì. Alla fine poi usavo solo mie. E così con la doppia padella, così con una pentolina che tutte le volte che la uso mi si appiccica e mi si attacca tutta la roba, quindi è da buttare. Ho preso la pentola a pressione nuova, l'ho usata poche volte per fare il latte di riso, però poi non la utilizzo per cuocere perché non mi piace. Non mangio mai verdure lesse, cereali e legumi le cuocio direttamente su una pentola normale, quindi anche la pentola a pressione, aria! Poi aspettate, perché ora devo vedere. Qualche vasetto, avevo diversi vasi, alcuni piantati sopra il frigorifero, avevo dei vasi di coccio che tenevo sopra le mensole. Lassù avevo una collezione di pentole di coccio che ero andata appositamente a comprare qualche anno fa qui a Lucca. Siccome Lucca, sapete, è abbastanza storica come città, abbiamo comunque delle tradizioni molto importanti, specialmente sui cibi, la cottura del farro e dei legumi in queste pentole di coccio dipinte e fatte a mano. Una cosa bellissimo, oltretutto sono anche queste pentole, sono talmente pure, nel senso che diventano anche insaporitori di cibo, perché il coccio rilascia sempre un sapore, no? Praticamente poi alla fine io mi sono resa conto che l'ho usate veramente poche poche volte, e poi alla fine dove l'avevo messa? In cima, lassù, per decorare la cucina, quindi anche quelle aria. E non vi dico cosa ho trovato lassù in cima alle mensole. Sapete tutti che ho un pappagallino, mi vola libero, quindi lasciamo perdere, questo ve lo evito. Poi sono arrivata perché non è mica finita, non è finita, cioè mi viene da ridere. Sempre in cucina sono arrivata al mobile dove tengo le teglie per fare i dolci, così come la pasta. Io ho due ripiani, faccio la pasta da aprire, già aperta, e la pasta invece nuova da aprire. Allora, e sotto poi tenevo tutte le teglie dei dolci, cioè ogni volta che mi portavano le paste o che qualcuno veniva a casa mia a cena, a pranzo e mi arrivava il dolce e così via, mi tenevo tutti i sottodolci di cartone o anche di plastica, perché dicevo poi quando faccio il dolce in casa almeno ce l'ho, non lo devo andare a comprare. La finale è che avevo tipo una non lo so, penso una trentina di questi vassoiini uno sopra l'altro, che non avevo fatto altro che prendere la muffa, perché il cartone, voglio dire, ci si attacca all'umidità. Quindi non solo davano il cattivo odore dentro il cassetto, che schifo, no, ragazze, veramente, io non sono una che non pulisce, ma la quantità di roba non ci permette di farlo nella maniera corretta. Quindi mano a mano continuavo, continuavo e aumentavo nei sacchetti, ho portato via sacchi e sacchi, cioè io solo da una stanza ho lavato e portato via una marea di roba. Vi dico lavato perché poi avevo 7-8, no, una decina di tovaglie, quindi le ho lavate tutte, perché magari alla fine uso due sole e le altre 7 rimangono lì. Quelle ancora non le ho buttate. Marie Kondo dice anche come si comincia alla fine poi a riordinare, no? Buttando via. Però come riusciamo a buttare via? Perché non è semplice. La
non la giustificazione, ci diciamo tutti, no, ma questo mi può servire quella volta o quel giorno, no, ma questo mi è stato regalato, mi dispiace tirarlo via, no, ma questo comunque bellino, dai, allora lo regalo a qualcuno e quindi lo passo a mia madre, a mia sorella, a mio padre e così via, no? Allora, rimane sempre il fatto che per una causa o un'altra non riusciamo a staccarci dalle nostre cose. Allora, invece questa tecnica di buttare via, di vivere il presente, non sapete come mi sta facendo bene. Allora, io mi sento innanzitutto più alleggerita, mi sento contenta, mi sento più pulita. Entro nella mia cucina e sono più soddisfatta, perché poi sono passata anche al bagno, dopo vi racconto anche quella del bagno. Mi vedo intorno e anche se ci sono ancora tante cose, quelle che ci sono faccio presto a pulirle e sono quelle che io ho scelto nella mia, che siano presenti nella mia vita. Marie Kondo dice anche, bisogna provare delle emozioni, ecco perché dico una meditazione riordinare, no? È un rapporto con se stessi, va fatto senza la musica, va fatto senza le altre persone, perché poi le altre persone ci influenzano. No, ma come? Quello lo butti via, è nuovo! Ma come, quello te l'hanno regalato 3 anni fa al matrimonio, me lo butti già via! Quindi dopo rimaniamo lì impalate e dici no, infatti è vero, hai ragione, teniamo questa cosa e la rimettiamo nel posto dove era, oppure la spostiamo da un'altra parte, cosa da non fare. E mano a mano che si pulisce, questa ansia praticamente è passata, è come se scendesse giù qualcosa, no? E ho cominciato a prenderci gusto. Quindi ho continuato a buttare via anche cose che potevo non buttare, però lì per lì mi sono resa conto che non mi davano un'emozione, non mi legavano a niente, perché Marie Kondo appunto dice come si fa a scegliere cosa buttare via e cosa non buttare via. Bisogna soffermarci sul singolo oggetto e sentire se questo oggetto ci dà un'emozione. Scusate, quindi dicevo, un ricordo comunque importante, no? Che non solo di affetto, ma ci sono proprio delle cose che ci sono dentro di noi, no? Che ci entrano dentro. Poi, sempre leggendo il libro, lei fa una notazione molto importante. Ve la voglio leggere e poi magari la commento, insomma, poi se volete volentieri la commentate. L'azione del disordinare è un meccanismo di difesa che le persone fanno scattare per distogliere l'attenzione dall'assenza del problema. Allora, praticamente, molte volte si vive in un caos totale in casa. Non è, le scuse poi sono tante, anche se sono vere, io non ho tempo, io sono che lavora, vado e entro di casa, non ne faccio uno solo, ho un bimbo piccolo, quindi il non avere tempo per ordinare è la verità. Però non ci dimentichiamo, se le cose in casa sono quelle necessarie, quindi le poche che bastano, ordinare è un secondo, la casa si tiene pulita praticamente da sé. Quando teniamo una casa disordinata, c'è quindi una confusione, sì, ci sono persone che accumulano panni, per esempio mia sorella è stata una, dove mia madre fece una volta anche una fotografia da ragazzina, la camera era piena di panni, si levava la roba, se ne provava un'altra e così via, accumulava nella poltrona accanto al letto, poi dopo quando era piena la poltrona accanto al letto andava direttamente sopra il letto, poi andava a letto, la roba la rispostava addosso a un altro mobile e così via, fino a che poi un giorno abbiamo fatto una fotografia e la sua stanza era praticamente piena di abiti, cioè non venivano riposti all'interno del nostro dell'armadio, ma non solo, probabilmente ce n'era così tanti che lei non utilizzava, che provava e che non metteva, che provava e che non metteva e che poi continuava a rimanere lì. Quindi abbiamo veramente tante cose che non utilizziamo, che non ci danno emozioni, che non ci servono proprio e che continuano a rimanere dentro le nostre case. E quando una casa, quando si affoga dentro una casa e si tiene in disordine, si dà la colpa al disordine, ma il problema reale solitamente sono altri e sono più profondi. Quindi è importante, quando si comincia a riordinare la casa, quindi a buttare via, ormai abbiamo imparato, a buttare via, c'è una sorta di passaggio tra il vecchio, o se vogliamo la vecchia vita, e il nuovo, e quindi la nuova vita a cui andremo incontro. Quando iniziamo a riordinare la casa e a buttare via le cose, comincia a cambiarci anche la vita d'intorno. Può arrivare un nuovo lavoro, si può fare pace con il marito, o possiamo lasciarci, è la verità, perché magari è proprio anche la relazione che teniamo in casa che non va bene, no? Quindi possono accadere tante cose. Spesso e volentieri, lei lo dice anche la scrittrice, sono quasi sempre cose belle, perché comunque il togliere di dosso le cose che ci stanno più non fa altro che creare una libertà anche interiore, no? E
Trovarsi in una stanza pulita e ordinata ci obbliga a confrontarci con le nostre emozioni e le nostre interiorità. È la verità. Meno oggetti abbiamo, più abbiamo a che fare con noi stesse o con le poche cose che abbiamo deciso comunque di tenere, no? Ci fa notare quei problemi che abbiamo sempre cercato di eludere e ci costringe, volenti o nolenti, ad affrontarli. Comunque, io ve lo consiglio vivamente. Il riordino non è la fine, ma solo il mezzo. Il vostro vero obiettivo dovrebbe essere quello di realizzare lo stile di vita che desiderate una volta riordinata la vostra casa. Lei poi dice appunto di non passare le cose nostre specialmente ai parenti o alle madri, perché tanto prima o poi ci ritorneranno indietro. Quindi di liberarci di tutte le cose che non servono, di lasciare solo oggetti che ci danno un'emozione. Farci proprio la domanda: che questo oggetto che cosa ci ispira, mi fa sentire bene, perché no? E molte volte la cosa importante è non cominciare a riordinare dalle cose affettive, perché sennò abbiamo fallito in partenza. Se cominciamo da lì, questo non lo posso, e cominciamo a non buttare niente. Noi dobbiamo proprio cominciare dalle cose più inutili. Comunque, iniziando a raccontare il mio riordino tremendo, sono passata al bagno. Nel bagno c'avevo tipo una decina di flaconi di detersivi che non usavo più, perché poi la mia amica Monica me ne ha fatto uno organico, insomma, no? Quindi di quelli naturali, quindi mi è rimasta l'ammoniaca da una parte, quindi la varichina, no? E poi c'avevo, insomma, per non fare altri marchi, gli sgrassatori, eccetera, eccetera. Tutta roba già anche abbastanza finita che tenevo lì da anni e che dovevo buttare via, mi occupava uno spazio e basta. I vecchi trucchi, o tutti i trucchi doppi, o la marea di rossetti, io non li metto praticamente mai. Se voi vedete tutti i miei video è difficilissimo, posso mettere un po' di gloss delicato, non mi piacciono molto, o meglio alla bocca piccolina, se no li metterei. E quindi una marea di rossetti, vecchie matite o matite che non sto usando, tipo avevo comprato una matita marrone e non la uso. E quindi poi le pochette, 6 o 7 pochette, piccola, dorata, ce n'ho una rossa, una che mi regalò un negozio di trucchi e così via. Anche lì ne ho tenuta una principale dove ci ho messo le cose più importanti. Poi vogliamo parlare delle spugne, spugnette, panni e pannetti per pulire il vetro, per pulire il bagno, per pulire la cucina, per pulire i mobili di qui, di là, su e giù, la 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 la. Ho buttato via tutto, ne ho tenuto uno per i vetri, una spugna per il bagno e basta, e una pezzettina di cotone tanto per asciugare, quindi non ho tenuto altro. Le medicine ho buttato tutto, già non le uso, quelle che ho spesso sono omeopatiche oppure sono roba legata all'aerosol, insomma questa roba qui, ce l'avevo una marea scadute, buttate via, ho fatto un sacco di medicinali così come gli shampoo, i balsami, i bagnoschiuma. Ah, una cosa bellissima, i campioncini dell'hotel. Quando vengo via dagli hotel mi porto via tutti i campioncini, a casa ovviamente non le uso, quando vado in viaggio non me le riporto dietro, perché quando sono in hotel dico, certo se prendessi l'aereo questo me lo posso portare via, mi potrebbe servire, quindi la crema, lo shampoo, il balsamo e il bagno doccia, ok? E invece poi ho accumulato tutto sotto il mobiletto del lavandino, roba che io non ho più usato, eppure in viaggio ci sono stata. Comunque ragazze, veramente, guarda, è una bella soddisfazione. Una cosa importante è avere anche un appoggio, cioè è meglio farlo da noi perché non ci deve essere nessuno, se no il marito fa un casino alla Madonna, però ci sono molte cose che appartengono al marito, quindi bisogna essere anche concorde con lui o con chiunque noi conviviamo in casa. Ho buttato via, lei parla anche di tutti i fogli che ci arrivano dalla banca, che ci dicano quanto è rimasto di mutuo, che è cambiata la regola, piuttosto che abbiamo versato, abbiamo preso. Anche lì metto tutto in un faldone di roba e cosa mi servono? A niente. Le cartoline di Natale, Capodanno e Pasqua e compleanni, anche lì si mantiene tutto per una questione affettiva, poi d'affetto non c'è sta, non c'è proprio. Vecchi libretti bancari, buste paghe, e CD e DVD! Non ci sono ancora arrivata, ma ho già evidenziato tutto. CD e DVD lasciamo perdere, tutti gli accessori. Ah, ho trovato anche 7 di quelle spine dove ci si mette i profumatori d'ambiente. Ecco, ho 7 prese di quelle lì, in casa me ne basta una, massimo 2, quindi quelli li ho sbolognati. Comunque,
Ragazze, io vorrei che voi ci pensiate, che comprate il libro Il magico potere, aspettate, che l'ombra, la luce, non si capisce, il magico potere del riordino. L'abbigliamento, tutti i libri, i documenti, le foto, tutti gli apparecchi, tutti i ricordi ci sommergono all'interno di abitazioni e uffici sempre più piccoli e ci soffocano, con il risultato che non troviamo mai quello che davvero ci serve. Una volta che si comincia a buttare via, non si smette più e non c'è l'effetto boomerang perché diventa una goduria, è una catarsi e butti, 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 butti e diventa divertente. Hai solo bisogno di buttare via, il giorno dopo ancora, il giorno dopo ancora. Va fatto tutto insieme, non vi pensate di dire: ah, va bene, via, oggi butto via una cosetta, dopodomani butto via un'altra cosetta. Lei fa un esempio anche che una ragazza disse: va bene, a me non mi riesce a buttare via, perché poi ci sono proprio anche delle manie forti, no? Insomma, l'oggetto è un bel tenersi un oggetto in casa, insomma, è un significato psicologico importante, no? Avete visto le case da incubo sul Real Time, quando c'è gente che cammina sulla roba, non si vede più neanche il pavimento, ecco lì è malattia pura. Ma anch'io ci stavo vicina, eh! Comunque, no, a parte gli scherzi. Dal momento in cui si comincia, non vogliamo altro che liberarci di tutto ciò che non ci serve. E tutte le cose diventano più chiare. Mentre all'inizio c'è l'ansia e dici: oddio, questo no, quest'altro, aspetta, lo metto lì, ci vuoi ripensare un secondo. Alla fine beh, è tutto più chiaro e c'è un click che accade dentro di te. È un click, lo chiama click magico, che capisci che così vuoi la tua casa e quelli sono gli oggetti. Quindi iniziate, provate, comprate il libro. A me mi è stato regalato perché Monica è una ragazza favolosa, costa 13,90 euro, quindi costa poco. Non perdete tempo, iniziate a liberarvi da tutto ciò che non vi serve, a alleggerire il vostro corpo, la vostra mente, la vostra anima e a portare nuova energia nelle case. Come sempre, chiudo il mio video dicendo: provate e fatemi sapere. Ciao a tutti! C'era nella mia, sì buona e bella.